In pochi lo ricordano oggi, probabilmente per un istinto di autoconservazione dei propri cervelli, ma la serie Resident Evil si è presentata al mondo con questo terrificante filmato live action, a metà tra l'horror di serie Z, in procinto di retrocedere in serie Z2 per la differenza reti, e il fan movie girato con un budget da dopolavoro ferroviario. Si ponevano così le basi di un impero multimediale che in 20 anni ha accumulato libri, fumetti, pupazzi, statue, giacchetta anni 90 da tamarro di paese, eppure tutta una serie di film con cui il regista Paul W.S. Anderson e sua moglie Mila Jovovich stanno pagando il mutuo di 7 case a Hollywood e di una villetta schiera a Milano Marittima. E sì, in mezzo, tra una cosa e l'altra, c'erano anche i giochi. È uscito in questi giorni l'ultimo, Resident Evil 7, ma nel dorato mondo dei videogiochi suffissi numerici, come sappiamo, non vogliono dire all'incirca un'infiocchettatissima. E infatti di Resident Evil finora ne sono usciti in tutto, vallo a sapere. E che cavolo, solo del primo Resident Evil ci saranno 20 versioni diverse. Oggi parliamo però dei giochi della serie che, per una ragione o per l'altra, sono stati meno baciati dalla sorte. Io sono sempre Doc Manhattan e questi sono i 5 Resident Evil più sfigati di sempre. Ah, siccome a qualcuno non piace il mio accento chiaramente altoatesino, questo video è disponibile anche con la seconda traccia audio, la voce automatica della stazione. Il treno Half-Life 3 viaggia con circa 72 anni di ritardo. Partiamo da Resident Evil Outbreak per PlayStation 2, il primo gioco di una nuova serie parallela alla principale che nasceva da un'idea grandiosa. Declinare in salsa multiplayer l'esperienza di gioco dei Resident Evil, nati chiaramente come avventure da gustarsi in singolo. 5 scenari separati, 8 personaggi diversi, partite a squadre per un massimo di 4 giocatori e la necessità di collaborare con gli altri per cavarne un ragno dal buco. No, non quel ragno. L'amore di tutti gli arachnofobici, mortacci ragneschi sua, era una metafora. Insomma, un gioco online interessante che in Europa però esce con 9 mesi di ritardo rispetto a Giappone e Stati Uniti. 9 mesi che sono serviti a Capcom essenzialmente per rendersi conto di non essere capace di garantire l'online del gioco anche nel vecchio continente, per, cito, la presenza di troppe lingue e troppi provider diversi. E perciò, voilà, snob europei con il monocolo, beccatevi un gioco pensato per il multiplayer online, ma senza multiplayer online. Il che è tipo venderti una casa carina, ma senza il tetto. In compenso, si poteva contare su dei compagni mossi alla CPU efficaci nella lotta agli zombie quanto una banda di pensionati ultranovantenni col pannolone non in grado ormai neanche di bucare un pallone. Resident Evil The Mercenaries 3D è un gioco per Nintendo 3DS del 2011 che riprendeva la modalità mercenari di Resident Evil 4 e Resident Evil 5, nella quale dovevi accoppare il maggior numero di nemici prima dello scadere del tempo, tipo un giochi senza frontiere ma con gli zombie e i mostri. Di per sé era abbastanza godibile, anche se aveva tutta l'aria di una modalità secondaria riempitivo piuttosto che di un gioco vero e proprio, anche perché quello era alla fine, ma la genialata di Capcom era anche qui in agguato, grazie a una nuova e innovativa feature che rendeva impossibile cancellare i dati salvati. Il che significava che non potevi rivendere il gioco e neanche prestarlo a un amico. Un'opzione così ben accolta che Capcom stessa ha dovuto promettere in ginocchio ai fan che non l'avrebbe mai più tirata fuori. Nel frattempo il responsabile è stato inviato in gita premio su Ganimede. Resident Evil Gaiden, un capitolo della saga uscito su Game Boy Color nel 2001, perché Capcom ci teneva tantissimo a farti giocare la serie del momento con una grafica da medioevo videoludico, buttando a mare tutta l'atmosfera e i salti sulla sedia dei capitoli per console più performanti, e riducendo l'esperienza di gioco a una ricerca di chiavi. Al posto di un eroe di un horror movie, giocando a Resident Evil Gaiden ti sentivi più che altro il portinaio di una palazzina molto grande in un vecchio e dimenticato titolo 8-bit. La storia però non era male, anche perché si trattava di uno dei pochi aspetti del gioco affidato ai giapponesi di Capcom, mentre tutto il resto era stato subappaltato a uno studio inglese, M4, andato gambe all'aria di lì a pochissimo, subito dopo aver regalato al mondo altri giochi fondamentali come Mary Kate and Ashley Winner's Circle, il celeberrimo gioco di equitazione con le gemelle Olsen. Il prossimo gioco di questa lista ha ricevuto in realtà, oltre a valanghe di critiche, anche diverse recensioni positive. Sto parlando naturalmente di Resident Evil 4, un seguito che haha, ci avevate creduto. Operation Raccoon City è uno spin-off puramente action della serie, uno sparaspara in terza persona la cui storia si intreccia con quella di Resident Evil 2 e di Resident Evil 3, e che ha venduto pure la bellezza di 2 milioni di copie. Il problema è che si trattava in pratica di un socom degli scappati di casa, con un'intelligenza artificiale dei compagni prossima all'autismo digitale, la fiera del glitch, missioni entusiasmanti quanto una vacanza trascorsa nel proprio garage, e più in generale un'atmosfera che faceva pensare, più che a un'epidemia di morti viventi, a dei poveri giocatori abbandonati in mezzo a dei morti di sonno. La storia, in compenso, era talmente piena di incongruenze rispetto a Resident Evil 2 e 3 che giocandoci ai tempi ti sei convinto che delle ricerche sulla trama si fosse occupato Takeshi Mitsuhara, il pluricampione giapponese di contraddizioni grossolane. Chiudiamo con Umbrella Corps, che è un gioco che, beh, sognavano in tantissimi.
Se però escludiamo i fan di Rihanna che sono stati truffati dal titolo, non è ben chiaro che senso abbia uno sparatutto tattico in cui dei tizi si sparano in mezzo agli zombie, roba che ti viene voglia a un certo punto di dirgli di andare a giocare fuori, tipo i ragazzini. Ma al di là delle premesse bizzarre, la modalità single player era piacevole quanto un gavettone gelato mentre stai facendo una pennica sotto il sole di agosto, grazie anche agli zombie più stupidi e ciecati della storia dello zombismo videoludico. Il tutto aveva l'aria di un prodotto non finito e buttato sul mercato giusto per sfruttare il brand. Peraltro, nello stesso periodo in cui tutto l'universo e pure diverse realtà parallele stavano giocando su PS4 e PC a Overwatch. Un'altra scelta segno di grandissima lungimiranza da parte di qualche altro responsabile Capcom. Oh, tanto sul volo premio per Ganimede, hai voglia di spazio. Dove sono le cinture? Ecco. Allacci la cintura. Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? Ma non mi rompere i coglioni, stronzone!